C'è chi ha lasciato il suo lavoro per dedicarsi all'azienda di famiglia, chi quell'azienda l'ha trasformata grazie all'utilizzo della tecnologia e degli ultimi studi in materia. Sono le testimonianze raccontate da tre giovani irpini, Pina Lungarella, Gerardo Di Pietro e Michele La Rotonda, durante il webinar promosso da Coldiretti Avellino dal titolo Irpinia resiliente e sostenibile. La mia azienda dunque sostanzialmente alleva bovini. Alleviamo bovini, ma la particolarità è soprattutto che, oltre ad allevare i bovini, l'azienda si serve soltanto dei prodotti ottenuti dalla terra. Non compriamo mangimi, non compriamo altro, quindi cerchiamo di dare ai nostri animali soltanto ciò che la terra ci offre. In primo luogo, quando ho rilevato l'azienda nel 2017, ho cercato di apportare delle modifiche, soprattutto relative al benessere degli animali. Allora, con l'aiuto di mio padre, abbiamo praticamente abbattuto una stalla vecchia per cercare di modernizzare questa stalla e passare da un allevamento a stabulazione fissa ad un allevamento a stabulazione libera. I tre sono l'esempio dell'inversione che si sta registrando in Irpinia. C'è un ritorno dalla città e non più il sogno del posto in fabbrica, ha sottolineato Maria Tortoriello, co-direttore di Coldiretti Avellino. C'è bisogno di fare rete, ciò che invece ha detto il presidente di Coldiretti Avellino, Francesco Acampora. La nostra Irpinia è una terra che è caratterizzata da tantissime opportunità, fin qui ancora inesplose, da tante risorse che devono essere sicuramente sfruttate al meglio. E noi come Coldiretti stiamo cercando comunque di dare il nostro supporto mettendo in campo tutta una serie di strumenti. Diventa fondamentale fare cooperazione, collaborare, mettere a sistema e strutturare un'intera filiera, anche per dare, diciamo, una maggiore forza nel dialogo con le istituzioni. A questi giovani ha proposto il suo aiuto anche Antonio Limone, direttore dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno. Per Limone c'è bisogno di una vetrina dei prodotti irpini. Allora, cosa ci impedisce di mettere in rete un prodotto di qualità, di fargli un packaging di conservazione, di metterci un sottovuoto che resiste, di avviare un mercato informatico attraverso una rete che arrivi dappertutto e che ci consenta di valorizzare in una vetrina virtuale i nostri prodotti, ma di crearcelo completamente il sistema, che non c'è. Coldiretti ha questo merito, che costruisce il terminale di chi un'aspirazione sull'agroalimentare di qualità la vuole fare investendo. Allora perché non aprire le porte ai nostri vini pregiati, i nostri oli, la bellezza del nostro territorio, il paniere